Ehi ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questo nuovo video. Quest'oggi siamo su The Last Campfire. Non so se ve lo ricordate, ma questo gioco era stato presentato all'Indie Direct, mi pare, per Nintendo Switch, ed era uno dei pochi che in realtà mi interessava particolarmente giocare, perché sembrava abbastanza carino, sembrava veramente bello. È uscito totalmente a caso, da quello che ho visto, su Switch. L'ho visto tra l'altro anche su PC, ma non è ancora uscito, cioè hanno fatto un'anteprima su Switch e su altre console, adesso non mi ricordo. Annunciato completamente a caso e niente, adesso ce lo giochiamo su Switch. Non so niente, ovviamente, non so che tipo di gioco sia. Comunque, veramente mi sembra bello. Oltretutto è stato fatto dagli stessi di No Man's Sky, quindi mi aspetto qualcosa di particolare, quello sicuramente. Raga, non mi chiedete che tipo di gioco sia perché non ne ho idea. Proprio zero. Zero. Io ho visto solo i disegni e tutto. Va bene. Ah, sei un idiota. E niente. Sto zitto. Dai, che dice? Oh, ragazzi, ciao. Ascoltami, ho perso il remo un attimo. Sto andando avanti, raga. Vabbè, ci vediamo dopo. E ci siamo persi, così. Perché dovevamo prendere. Che poi il remo non è che lo appoggio nella barca. No, no, è ovvio. Ma chi se ne frega del remo? Ma serve il remo. Ma figurati. Esiste un luogo in cui gli ember smarriti. In cui vanno gli ember smarriti. Gli ember sono tipo i falò. Le fiammelle, non lo so, quelle robe lì. Quando la loro luce inizia a spegnersi. Ah, quando la loro luce inizia a spegnersi. Cioè, quindi quando gli ember stanno per spegnersi, vanno in questo luogo. Non so se è quello lì del. Dove sono andati i tizi con la fiamma blu. Fiamma azzurra. Io sono lui. Ember ran, Ah. because standing still Ember si made him mise a feel correre. Che nervous. bel nome. Restare immobile era troppo spaventoso. Ok. Allora. Con calma. Guarda come sta viaggiando. Piano. Vai piano, amico. E non posso saltare, non posso fare niente. Posso aprire il menu, va bene, ok? Però non posso fare niente. Per ora. Cioè, non ho altri The wall comandi di glistened. qualche genere. La parete luccicò. Ah no, tasto A. Boh, mi sembrava il pulsantiere, però. Non The è scritto painting showed niente. embers on a Il dipinto silver mostrava gli tray. ember impegnati in un viaggio sacro. Ok, sono gli ember, quelli lì di prima, che stanno andando verso quella fiamma in teoria. Verso la fiamma azzurra. Io pensavo di essere il tizio rosso, non questo. Ciao. Non questo Ember qua felt so afraid blu, and alone. azzurro. Paura e solitudine strinsero But it Ember. was a relief to Fu un find sollievo someone to trovare talk to. qualcuno con cui parlare. Ma mi sa che è morto. E io non vorrei dire niente, sembra uno scheletro. È uno Ember scheletro. froze, almost Immobile per la paura, terrified Ember by the non riusciva a threat, distogliere lo and sguardo. noticed the small Quando satchel. notò una piccola borsa. Vabbè, saccheggiamo. Mi raccomando, il rispetto prima di tutto, ragazzi. Oh, bravo. Chiudi gli occhi, che magari. Ai morti, raga, cioè, chiudi gli occhi. La borsa sembrava Ember looked pesante. inside. Ember ne scrutò The l'interno. statue. Ok, è un tizio che c'è lì. Cioè, è una statuetta di questo. Something Ember notò che wrong. qualcosa non andava. Ember, cosa hai notato che non va? Ok, piano. Piano, Ember. Andarci troppa forza che spacchi tutto, poi non va bene. Nothing Era uno else to spazio fix. rotondo in cui andava inserito qualcosa. La statuetta. Posso. Ah, ok, mi prende già direttamente lo If Ember's the last to zaino. go. No, vabbè. Bellissimo. Porto la statuetta qua. Scommetto che se continuano così con quei puzzle lì, alla fine diventa un casino. Anche se era un po' piccola la tabellina lì. Il piano. Ascolta, ma cosa devo sapere di sta Ember roba? Non lo left, so, da trovare. feeling sorry Ember for se the ne andò provando stranger pena now per lo alone in the straniero. Ora è dark. rimasto solo nell'oscurità. È morto, poverino. Cioè, nel senso. O lo seppellisci, ma ci sono i mattoni. Oh, ecco, qua già puoi The seppellirlo. stairway opened into a Scalinata portava dark una hall. foresta oscura. Era stato It trascinato a riva was da solo, plain in un luogo a from lui here. sconosciuto. Ma io non sono non ero un tipo rosso? Cioè, non voglio. Non me ne frega dei colori, ok? Non sono. Però. Cioè. Ma l'hanno venduto rosso, ma io l'ho ordinato rosso e mi arriva azzurro. Cos'è? Wish? Cellino, è colpa tua comunque, pezzente. Ember sentì gli occhi di qualcuno addosso. Premi B per correre. Le volpi lo lavano la mano. Quelle sono volpi. Guarda, proprio la gente che non risponde alle volpi, va, io non la sopporto. Fortuna che c'è il silenzio che risponde, perché sennò poverine si sentivano anche da sole. Ember si avvicinò alla fiamma e sembrava chiamare. Ho cacciato una laggata per un momento. Ah, ok, addirittura. Addirittura c'ha lui, oh. Posso fare qualcosa? Di sicuro lì si deve alzare quel passaggio. Ok, allora io porto via questo.
e provo a metterlo qua. Ok. Così posso salire di qua. Ho già capito. Speranza si faceva sempre più vicina. Vabbè, arrivo, Speranza, un attimo. Che i comandi sono bellissimi comunque. Cioè, mi piace un sacco come risponde al comando. La fiamma disse qualcosa e Ember ascoltò. Ho fame. Cosa? Dammi. Portami un panino. Ma io non ho capito se sono tipo una fiamma spenta. Avete presente che quando ci sono quei legni bruciacchiati sono tutti neri, no? Ecco, non so se sono uno di quei robi, perché son nero. Perché... Allora, no, niente razzismo, ok? Però cercava di fuggire, non lo so, un attimo. Fiamma, si ferma, devi fare strada, mi sta facendo strada. Con una scintilla del fuoco presi vita. Oh, Dark Soul, salvato. So scambiare le anime. Spirito disse, una speranza abbandonata è tornata a splendere. Qui sarò al sicuro, la scalderò io. Ember cercò delle risposte negli occhi del fantasma. Ma non vide niente. Dove mi trovo? Questo posto è una sorta di limbo, da attraversare nel momento in cui la tua luce si affievolisce. Ma non passa nessuno da molto tempo. Il re della foresta ci trattiene qui, e coloro che rimangono troppo a lungo si trasformano in speranze abbandonate. E tu chi sei? Ma tu chi sei? Sono solo una guida che lungo il percorso alimenta la fiamma. Ho visto così tanti Ember smarriti, molti più di quanto ne potessi aiutare. Speranza abbandonata. Speranze abbandonate sono quelle che si sono perse lungo il percorso. Se le trovi, mandale da me, farò loro da guida. Ce ne sono altri che hanno perso la strada lungo il cammino. Trovali, farò loro da guida. Ho capito? Me l'hai detto adesso. Aiutami. Aiutami. Torna indietro, piccola Ember. Guarda indietro. Sopra una rupe erbosa riposa una speranza abbandonata. Speranze abbandonate, non ho capito se è un modo di dire per quei tizi morti. Morti? Sì, morti. Spenti, non so, boh. Oppure è semplicemente un robo. Lo stagno. È semplicemente un modo di dire. Guarda, ci sono dei collezionabili anche in sto gioco. Tiro roba, non so cosa sto. Non so. Succede, abbiamo alzato un piedistallo dall'altra parte del gioco. Toccherà trovare un modo per arrivarci adesso. La cosa bella è che non posso cadere. Cioè almeno non posso suicidarmi, tipo che mi lancio in acqua o cado giù di sotto. Almeno quello. Lì abbiamo una catena da buttar giù. Quello è un pescatore morto? No, forse non è morto. Adesso mi tocca trovare un modo per arrivare dal piedistallo che ho alzato. Non sto tornando indietro comunque. Non sto andando dove mi aveva detto quello sulla rupe e tutto. Oh, c'è un tizio verde? Lembra era curioso. Dove ti sei svegliato? Vado verso il crocevia, non credo sia lontano. Aspetta un attimo, fammi andare un attimo indietro che qua. Vai a capire, devo andare dalle speranze abbandonate. Vedi lì che c'è quel robo? Come ci arrivo là sopra io? Perché non posso girare neanche la telecamera. Allora, cos'è? La foresta? Uno? Su? 4? 7? Cos'è? 7? 8? Quante sono? C'è un tizio! L'ho visto! Oh! Ferma! Il corvo si teneva stretto il suo trofeo scintillante. Ma lo ammazzo quel corvo. Arrivo subito. Non ti preoccupare. Un altro tizio verde. Strano il suo sorriso. Hai mai la sensazione di essere osservato? Sì. Io no. Come ci si sente? È piacevole? Sembra una bella cosa? Dipende chi ti guarda. Sei un maniaco. Ah, sto muovendo niente, eh. Oh, sembra di andare piano anche te, eh? Cacchio, è un corvo, non è che... Sai come può... No! Era la chiave di un tizio lì dentro. E vabbè, molto probabilmente rimarrà lì dentro, mi dispiace. Corvo infame! La chiave era annidiata in mezzo al canneto. Non era raggiungibile. Va bene, gioco. Devo trovare un oggetto per pescare quella chiave. Ah, questo posso interagirci? Cosa fa? Posso dar fuoco... Aspetta un attimo, non so se è tempo limitato, do fuoco anche a questo. Yeah! All'interno c'era un frammento di diario. Ma lui ruba in giro così? Stranieri sull'acqua andarono senza di me. Dove sono atterrata? Viti e spine si allungano per farmi inciampare. Gli stranieri sull'acqua andarono senza di me. Sono quei tizi che mi hanno abbandonato. Che poi non mi hanno abbandonato, sono stupido io. Però non era questo blu, era il rosso. Faccio che vado qua dentro dove ho aperto, eh. Vediamo se c'è qualcun altro. Probabilmente sono dei tizi da salvare. Se è una ragnatela. Sono dei tizi da... sì, da salvare. La rete rotta era appesa al collo dello scheletro in maniera inquietante. Mia. Perfetto. Adesso mi serve da riparare la rete
in modo che poi possa andare a pescare la chiave. Ma lui non gli chiude gli occhi, no, eh? Niente. Questo dovrebbe essere un sentiero abbandonato. Un coso abbandonato, come si chiama? Se ne rabbrividì per il freddo. No, raga, ma io ho capito qua come... Ho sbagliato. Io ho capito come funziona. Cioè, praticamente ogni volta che tocco un tizio di loro esce questo mini dungeon, mini puzzle. Penso di aver capito, perché questi cosi, queste specie di dispenser mi spengono la torcia. Se io accendo, butto di là il robo, vado a riprendere la torcia e la riaccendo dall'altra parte. Ci sta. Finora mi sembrano dei puzzle abbastanza semplici. Potrebbero essere tipo o la loro fiamma, che magari rappresenta la loro anima, e sono spenti apposta perché gli manca l'anima, no? Straniero fece l'occhiolino Amber. È già mattino? Quanto avrò dormito? Ho fatto after ieri sera, eh? Ti sei divertito, eh? Verme sembrava impotente, senza alcuna via di fuga. Non può restare sottoterra il verme, giustamente. Quando Amber lo raccolse, il verme mise un gridolino. Pezzo di merda! Come? Comunque a me sta roba mi ricorda la rana di Pikmin. È palesemente la rana di Pikmin questa. Brutte, schifose, quelle rane maledette. Abbiamo un verme comunque. Un verme da poter attaccare a qualcosa. Probabilmente qualcosa per pescare.